Salve a tutti, la Banca Centrale Europea ha comprato tempo fino al 2024. Questo in succo l'annuncio di ieri tra le varie misure annunciate, ma la parte più importante a mio avviso è proprio questa del comprare tempo, perché le banche centrali hanno costruito un castello di carta formato da una potente e mai vista iniezione di liquidità e quindi finché diranno ai mercati che continueranno a immettere liquidità e soprattutto continueranno a reinvestire i titoli che vanno in scadenza, che hanno in portafoglio, che rappresentano poi la base della loro liquidità, per i mercati chiaramente vuol dire che il sereno è probabile, visto che appunto si reggono su questa abbondante liquidità. Ma oggi vorrei parlarvi proprio partendo dalle banche centrali e andando poi verso il 16 dicembre, quando tocca la Federal Reserve e da cui i mercati si attendono appunto ancora importanti annunci sul fronte della liquidità, vorrei parlarvi proprio del fatto che le politiche di quantitative easing, come vengono appunto chiamate queste espansioni monetarie, queste iniezioni di liquidità, hanno creato una distorsione sociale importante. C'è un grafico che ho pubblicato in un articolo che potete trovare qui sotto in descrizione sul Sole 24 Ore che rende molto molto chiara l'idea. Oggi sostanzialmente per comprare un'azione a Wall Street delle principali 500 società quotate a Wall Street nell'indice S&P 500, l'indice più importante al mondo, uno statunitense dovrebbe lavorare in media 141 ore. Cioè 141 ore sono necessarie per ricavare in termini di stipendio, di salario, quel tanto che occorre per investire in media in una sola azione a Wall Street. È chiaro che ci sono azioni che hanno un valore nominale molto basso, 11 dollari, 10 dollari, quindi in questo caso ci vorrebbero meno di 141 ore di lavoro, ma dato che ci sono anche azioni come per esempio Amazon che hanno un valore nominale di 3.200 dollari, nella media dei valori nominali delle azioni quotate a Wall Street, rapportando questo calcolo alla busta paga, è stato appunto calcolato che occorrono 141 ore e prima d'ora non era mai così stato, perché anche durante la bolla del 2000 dei titoli legati alla New Economy, questo indice era arrivato a 100 ore. Poi, nei momenti peggiori, quando è scoppiata la bolla Lehman Brothers nel 2008, queste ore erano scese a 40. Negli anni 80 avevamo addirittura 20 ore. Ovviamente, per un approfondimento, invito alla lettura dell'articolo, ma la sostanza che voglio appunto comunicare in questo breve video è che oggi ci troviamo anche sul fronte di questo parametro in un territorio inesplorato. Questo significa sia che le borse sono salite tanto, ma soprattutto significa che le borse sono salite molto di più dei salari. E quindi c'è un minor potere d'acquisto oggi da parte degli statunitensi, ma il discorso potrebbe essere esteso tranquillamente anche all'Europa, per quanto riguarda le azioni in borsa. E quindi chi non riesce a comprare queste azioni, che sono inflazionate dalla liquidità della banca centrale, in termini relativi diventa più povero rispetto a chi ha accesso. Quindi questo indice e in generale la festa finanziaria delle borse, ricordiamo che Wall Street dal 2009 ha guadagnato quasi il 600% calcolando anche i dividendi reinvestiti o più del 400% senza calcolare i reinvestimenti, i dividendi, è chiaro che chi non può partecipare a questa festa o non ha potuto partecipare in termini relativi è diventato più povero e dato che i salari crescono meno dell'inflazione finanziaria, appunto si tende a diventare sempre più poveri. Staremo a vedere appunto come andranno nei prossimi mesi le cose, ma probabilmente, così come la Banca Centrale Europea ha confermato la liquidità fino al 2024 e la Fed dovrebbe andare in quella direzione fra qualche giorno, il 16 dicembre, ultimo market mover dell'anno, staremo a vedere, ma è chiaro che la direzione sembra questa e quindi questo ci porta a concludere dicendo che il quantitative easing è uno strumento che aumenta la disuguaglianza sociale.